Nepal è sicuramente una fonte di avventura importante, alcune delle montagne più alte del mondo stanno là, c'è la via maestra per l'Everest, per cui diciamo che con National Geographic ha molto a che fare di suo. In particolare poi in questi 2 anni abbiamo portato due persone, due donne, cosa non casuale, che sono state Adventurer of the Year per National Geographic nel 2016 e nel 2017 e che entrambe hanno delle caratteristiche straordinarie. Sono due giovani donne che stanno lavorando moltissimo per il loro paese, una tra l'altro fenomeno della corsa in montagna, l'altra straordinaria alpinista, la prima donna nepalese a salire sul K2 che vedremo tra poco, e insomma una persona eccezionale dal punto di vista umano e dal punto di vista atletico. Tutte e due, avendo delle caratteristiche di grandissime atlete, nel tempo hanno imparato e hanno trovato una loro strada con delle fondazioni e delle associazioni che puntano soprattutto all'emancipazione delle donne in Nepal. Questo aspetto sociale è un aspetto che ha colpito molto i colleghi della Society nel momento in cui le hanno candidate per questo premio Adventurer of the Year, ed è un aspetto molto importante perché la condizione della donna in Nepal e comunque in tutta l'area del subcontinente indiano non è mai stata particolarmente gratificante, mentre oggi giovani donne come Meera Rai e come Pasang sono persone particolarmente impegnate nell'emancipazione femminile, Pasang in particolare nell'istruzione delle donne, che sappiamo dalle Nazioni Unite essere un fattore fondamentale.